stagione di volley al debutto per i sandonatesi del Volley Team Club Sandonà, che ieri sono scesi in campo al Palafontebasso di Noventa per affrontare il derby veneto contro il Motta di Livenza. Il campionato di Serie 3 non è iniziato nel migliore dei modi per i sandonatesi, che hanno subito una sconfitta per 3-7-0, ma al di là del risultato finale, per la giovane squadra con tanti atleti al debutto in un campionato di Serie A c'è anche di che essere soddisfatti, avendo mostrato buoni margini di crescita e segnali positivi in difesa e copertura. Penso che potessimo far di più. I livelli espressi in campo di gioco, si vede che Motta è una squadra molto più esperta, ha una quadratura, ha servizio degli attaccanti molto efficaci, quindi era difficile pensare di portare a casa il risultato, però mi aspettavo un po' di più dal nostro attacco, che non è stato all'altezza della situazione. Però diciamo che per esempio coperture, difesa e altri fondamentali siamo stati molto ma molto buoni, siamo stati molto attenti su questi due fondamentali che mi danno speranza, perché sono spesso l'indice dell'attenzione della squadra. Poi gli altri sono qualità tecniche che vanno sviluppate. Dopo 4 allenamenti congiunti, questa è stata la prima uscita ufficiale in gara. Utilizzerete questo incontro per ricalibrare cosa? Ma la cosa che è andata peggio è l'attacco, che abbiamo sfruttato poco il manie fuori e molto poco le diagonali strette, però è anche vero che non me la sento di colpevolizzare assolutamente nessuno, perché contro questa tipologia di muro, contro questa tipologia di livello, la maggior parte dei giocatori non ci ha mai giocato e bisogna prendere la categoria. Come dico spesso ai ragazzi che l'anno scorso militavano nelle giovanili, quest'anno devono prendere confidenza con questa qualità di gioco e soprattutto con questa qualità di muro, che ce la troveremo sempre. Per la squadra di coach Bertocco ora è già tempo di voltare pagina e guardare al prossimo incontro di sabato 24 ottobre per la sfida fuori casa con Bolzano, squadra che si trova ancora a digiuno di incontri dato che la loro gara inaugurale contro il Prata di Pordenone era stata rinviata per un caso di positività al Covid-19 nella compagine pordenonese.